Grande Rita. Grazie Fabrizio, grazie. Allora, che cosa avevano in comune grandi personaggi del passato come Michelangelo, Cristoforo Colombo, Mozart, Napoleone e Wagner? Non lo sapete, eh? Avevano una spiccata sensibilità ai cambiamenti climatici. Non avevano bisogno delle previsioni loro, evidentemente. Ma negli ultimi 50 anni lo studio dei fenomeni che influenzano la vita del pianeta e di conseguenza quella di ciascuno di noi, la cosiddetta meteorologia, è diventato un riferimento importante nella vita di tutti i giorni. E a proposito di meteorologia, è davvero con enorme piacere che stiamo per accogliere uno dei volti più amati della storia delle previsioni del tempo. Per 37 anni ha fatto parte del glorioso servizio meteorologico dell'aeronautica e per oltre 20 ha rappresentato nella nostra televisione il bello e il cattivo tempo. Diamo il bentornato in televisione al generale Andrea Baroni. Buongiorno generale. Che piacere vederla. Buongiorno. Grande. Un grande piacere vederla. Generale, complimenti, la trovo in gran forma, so che lei insomma... 91 anni e 8 mesi. 91 anni e 8 mesi. Salutiamo anche sua moglie che la protegge alle sue spalle. Buongiorno signora, benvenuta. Allora generale, è passato un po' di tempo da quando fu definito, la chiamavano così allora, il mago della pioggia, ma è vero che lei si occupa ancora di meteorologia e climatologia? Sì. Mi occupo perché è una deformazione professionale, cioè in altri termini non posso restare senza fare nulla. Certo. Quindi non venendo più in Rai, non avendo più la possibilità di lavorare nei giornali, perché ho lavorato per 20 anni, Rai e giornali contemporaneamente, a cominciare dallo stesso giorno, 7 agosto 1973. Io in un angolo della Rai, Arrigo Levi, direttore della stampa, nell'angolo opposto, viene da me, mentre io ho terminato la trasmissione, e mi dice: senta Baroni, il venerdì di ogni settimana, 30 righe, 30.000 lire, che le pubblico o no? Ci sta? Sì. Da quel giorno è cominciata prima la stampa 10 anni e poi 10 anni con Repubblica, più la Rai e più l'aeronautica, insomma. E giustamente non è che poteva più smettere. Più lavori e più ti mantieni. Certo, in forma, e lo vediamo. Questo vale per tutti. Ragazzi, 92 anni, un ragazzino. Generale, qualcuno le ha attribuito una frase molto significativa che diceva: le previsioni si chiamano così perché esprimono una probabilità che si verifichi un evento, esatto, altrimenti le chiameremmo certezze. Sì. Ecco, secondo lei, generale Baroni, oggi è ancora così o le previsioni sono diventate talmente affidabili da raggiungere quasi una certezza scientifica? Questa è una domanda bellissima. Sì. E io la ringrazio perché mi dà la possibilità di dire quello che so su questo fatto. Le previsioni sono sempre state sulla probabilità e non sulla certezza. La probabilità che un fenomeno si verifichi, ma non è detto che sia certo che si manifesti. Questo anche quando erano i miei tempi. Attualmente, da circa 10 anni, le cose sono cambiate. Negli ultimi 10 anni, la previsione numerica o elettronica, perché la meteorologia è diventata la meteorologia dei satelliti, quindi della parte elettronica, e poi della microelettronica, è la meteorologia del futuro. Ancora ce ne saranno altri di schemi diversi, però attualmente quando si dà all'atmosfera la possibilità di essere un fluido e come tale applicare al fluido le equazioni della dinamica dei fluidi, cosa che questa è avvenuta negli anni 60-70, è servito un grosso calcolatore elettronico per calcolare tutte le equazioni prognostiche piuttosto onerose, diciamo, ma non difficili da seguire, con un calcolo numerico, partendo da uno stato iniziale dell'atmosfera a livello almeno emisferico, quindi tutta l'Europa, tutto l'Atlantico, tutta la Russia, tutta l'Africa settentrionale, e l'ho detto tutto. Pigliamo 1000 dati in quota. Ai tempi miei, il primo volo che io ho fatto, li ho fatti per 7 mesi, erano con un meteorologo a bordo dell'aeroplano. Fantastico. La quintessenza del volo acrobatico per la discesa. Ce l'ho ancora nel cuore. Roma vista dall'alto di notte. Belli. Di notte alle 6 del mattino all'alba con i trolle, le scintille dei tram e degli autobus, no? Non la dimenticherò mai più. Generale, è stato il momento più bello della mia vita. Generale, rivedere le immagini di lei che fa le previsioni già è un tuffo nel cuore perché ci ricorda insomma come eravamo. Sì, e quindi perché io la vivo, è stato questo vivere. Esatto, e poi mi ha dato la possibilità ancora di fare qualcosa. Il suo racconto, che è un racconto specifico, cioè lei
diciamo, cioè, mi ha dato una lezione in pratica, però è stato talmente appassionante che adesso mi metto a studiare, voglio studiare anch'io, perché mi è stato coinvolgente. Sono molti che me l'hanno scritto questo, mi hanno detto: ma possiamo fare qualcosa per imparare? Senz'altro, leggetele, seguite la parte meteo e cercate dei libri, che ce ne sono, certo, tanti. Senta, generale, lei è stato l'unico a prevedere la nevicata che avvenne su Roma, a Roma se la ricordano ancora, insomma, chi c'era, ovviamente, il 6 gennaio del 1985. E tra l'altro vedremo adesso delle immagini, un altro tuffo al cuore, le immagini di Papa Wojtyla che parla, eccolo, guardatelo, che parla sotto la nevicata di quel giorno incredibile e indimenticabile. Ma è stato anche l'unico, lei generale, a scusarsi per un errore sulle previsioni di una Pasquetta. Ecco, scusate, quando... Hanno paura della neve. Che bello. Sono alcuni coraggiosi. Si deve dire che è una sorpresa, una vista piuttosto rara in questa città e in questa piazza. Beh, che forse c'era stata meno affluenza quel giorno in piazza San Pietro, ma insomma c'era un motivo evidente. Ecco, lei si scusò per una previsione sbagliata in una Pasquetta. Come andarono le cose quella volta? Andarono nel senso che io sbagliai la previsione per il giornale La Repubblica. Ah. Per il giornale Repubblica, chi fa i titoli del giornale, che non è mai quello che ha scritto, certo, l'articolo, non è mai capitato in 20 anni, l'hanno sempre modificato per motivi loro, di giornalistici. Se ne sono usciti, io prevedevo, per mio conto personale, non credevo troppo ai risultati numerici degli elaboratori in quel momento, sì, sulla posizione di una depressione che era sull'Algeria e che per colpire l'Italia si sarebbe dovuta muovere molto tempo prima, parecchi giorni prima, era ferma. Sono insidiose le depressioni dell'Algeria, anche per lei, se la guarda un giorno, vede una depressione in Algeria, può fare la previsione da solo, dice: questa è recalcitrante a muoversi verso Levante, però se si muove verso Levante è pioggia. Ecco, questa la può... Quindi... tutti potete fare questa previsione. E allora... depressione sull'Algeria, però aspetti questo fatto, io a un certo punto non credo a questo fatto che gli elaboratori elettronici l'avevano data la pioggia per il sabato notte, sabato santo. Certo. Siccome io avevo preparato un articolo che doveva uscire il venerdì, quindi da giovedì sera, in anticipo rispetto a tutti gli altri meteorologi, come era Pasqua, quindi è chiaro, certo, che c'era già un rischio per me di una previsione allora, tre giorni, che era difficile, elaborata il giorno prima per iscritto per il giornale. Certo. Caro Selli, che invece era di servizio fino al sabato, che salutiamo, aveva dato, lo salutiamo, ciao, certo, certo, certo. Aveva fatto la previsione come aveva detto il servizio meteorologico, per noi dipendevamo allora dal servizio meteorologico. Io e Caroselli dopo siamo diventati indipendenti, cioè dipendenti solo Rai. Che tempo ha fatto quella Pasqua? È piovuto dal sabato notte e io ero solo in casa. Tutti quelli che avevano letto Repubblica stavano in viaggio. E mia moglie era nella sua villetta in villeggiatura. Quando un meteorologo sbaglia una previsione, un meteorologo come me se la prende con il cuore e con il sentimento, certo, certo, si sente male. Certo. Scusi, io pianto. Da solo. Lo capisco, io lo capisco. Pianto. Certo, un senso di responsabilità. Questo che ho detto a lei, siccome lo dico a tutti, allora ce lo dico a tutti. Generale. Quando lo ha inteso il direttore del giornale, mi ha detto: senta Baroni, io sono un direttore del giornale, io cerco uno scoop. Questo è uno scoop. Fraiese, il povero Fraiese, che è tanto mio amico, ti interpellerà e ti dirà come mai che hai sbagliato la previsione. Vediamo quel momento, ce l'abbiamo. Allora, colonnello, ci aspettavamo tempo bello, invece oggi a Roma il cappotto non dava affatto fastidio. È stata una grande delusione, in modo particolare per me, perché dopo un travaglio durato almeno 30 ore ho optato così, sulla base dell'esperienza, sulla base forse dell'empirismo, non ho dato retta alle carte di analisi che davano risultati tangibili di un tempo che avrebbe peggiorato. Io ho l'impressione di essere stato stregato dalla primavera, in un certo senso sono rimasto ammaliato dal fatto, chissà, è successo come succede ai pittori. L'applauso è anche per il grande Paolo Fraiese, che non dimentichiamo mai. Generale, parlando di previsioni del tempo, a tutti torna in mente il suo grande collega, il colonnello Edmondo Bernacca, che poi diventò anche lui generale. Che rapporti c'erano tra di voi? Perché erano in molti a parlare allora di competizione, no?
Beh, questo avviene, penso, in tutti i campi, quando si vedono due persone, certo, che più o meno hanno lo stesso titolo, diciamo, di accademico o anche soltanto non accademico, ma comunque svolgono un lavoro analogo. C'è dietro una preparazione diversa, ognuno è un uomo. Certo. Io, siccome ho parlato sempre nel senso di spiegare il più possibile i motivi delle variazioni del tempo, io venivo da 18 anni di rivista di meteorologia, quindi dopo 18 anni di laboratorio insieme a Bernacca nel vero laboratorio delle previsioni, io passo nella parte scientifica e di studio. Ma com'erano i rapporti tra di voi? Ma erano buoni, nel senso che era un amico, soltanto che lei può considerarlo come lo considerava la gente, certo, forse dei rivali. Certo. Professionalmente qualcosa sfuggiva o qualcosa si vedeva tra quello che era il modo di porgere di Bernacca, che per me era fenomenale, perché Bernacca aveva la voce bellissima, il modo di muoversi, e la preparazione fatta proprio per dare una previsione per il grande pubblico. E la vostra rivalità fu oggetto anche delle imitazioni di Alighiero Noschese, lei se le ricorderà. Me le ricordo. Che erano gustosissime. Ne vediamo un frammento da Formula 2 del primo maggio del 74, imitazione, ma non era delle Iene questa, di Edmondo Bernacca e Andrea Baroni insieme. Guardiamo, è un pezzo straordinario. Ante litteram. Vediamo, stavo facendo citazioni latine per aspettare. Io non lo posso rifare quel momento, non sono all'altezza neanche se. Perfetto, bene, l'abbiamo visto, ecco, avete visto, era gradevolissimo. Vi promettiamo che tra poco ve lo facciamo vedere. No, io mi commuovo adesso, vediamolo. Sono queste su tutta la penisola. Tempo buono, mari calmi o quasi calmi, temperatura in costante aumento ovunque. Sì, con l'ibeccio, non gli date retta, perché domani invece pioverà su quasi tutte le regioni e i mari saranno mossi con moto ondoso in aumento nell'alto, nel basso e nel medio Adriatico. Le temperature in diminuzione ovunque, anche nei mari polari. Mi sembra che non ci sia bisogno di ulteriori spiegazioni. E ora è la mia volta di segnare sulla carta con la precisione che mi distingue il condensato sulla mia previsione per domani. Tiè. Noi siamo i due SCP, i maghi maghelli, del tempo che fa, ma chi vuol sapere se è brutto, se è bello, lo chieda al suo callo, che quello lo sa. Fantastica, io non ho schede, troppo.